Eccoci qua, buonasera a tutti e bentrovati a una nuova puntata di Serata d'Autori. Questa sera con due ospiti straordinari e una terza che tra poco arriverà, che purtroppo dietro le quinte ha qualche problema di connessione. Intanto, prima di presentarvi le nostre ospiti, do il benvenuto e la buonasera a te, Milena, per affiancarmi alla conduzione di questa serata. Buonasera, Milena. Buonasera Andrea e buonasera alle nostre ospiti e naturalmente a chi ci sta vedendo in live o chi ci vedrà in un secondo momento. Esatto, e io do il benvenuto alle nostre ospiti, Anna Lorenzini. Buonasera Anna. E Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. do il benvenuto pure a Daniela Merlo. Buonasera pure a te, Daniela. Buonasera a tutti. Tra poco ci raggiungerà anche Giovanna Marchetti e salutiamo anche l'altra ospite che non può essere qua con noi, l'altra amica di Anna, Chiara Brasacchio, che la salutiamo tanto e speriamo di rivederla presto. Ciao Quindi Chiara. salutiamo tutti assieme. Nel frattempo siamo qui per presentare questa sera dei libri proprio sia di Anna che di Daniela. Quindi, se volete, magari intanto per iniziare a farvi conoscere a chi ci sta guardando, raccontarvi un po' di voi, poi ci addentriamo nel vostro libro. Chi vuole iniziare, a vostro piacimento. Vai Daniela, vai. Vado. Allora, io sono una giornalista, sono una promoter culturale, un editor, faccio anche formazione, insomma, da un po' di anni, direi da parecchio. Sono, diciamo, dopo il diploma, dai 18 anni, mi sono subito occupata di comunicazione, quindi sono andata, l'ho prima imparata sul campo, andando a studiare e a fare comunicazione in Inghilterra per il compianto Prince, mi occupavo della fanzine e ero a contatto con la sua fanzine ufficiale inglese, quindi ho imparato sul campo che cos'è la comunicazione, cosa significa comunicare in inglese e tutte queste cose qui. Dopodiché poi ho deciso di prepararmi naturalmente, di studiare che cos'è la comunicazione, che cos'è il giornalismo, come si fa, come si studia l'inglese, come si impara anche l'inglese, insomma. Quindi ho fatto dalla pratica alla teoria. In genere si fa dalla teoria alla pratica. Io ho fatto il contrario, prima la pratica e poi la teoria e poi ho iniziato a occuparmi di musica. Mi sono occupata un po' di tutti i settori, dalla musica all'arte, perché mi piace anche molto la storia dell'arte, quindi la pittura in modo particolare. E poi mi sono accorta che, vabbè che scrivevo da sempre, perché ho sempre scritto, ma il famoso piccolo diario della bambina, poi dal diario diventavano dei foglietti sparsi, quindi ho sempre scritto e così ho deciso di fare dei corsi di editoria, quindi ho fatto il corso di editoria, vari corsi di scrittura, i corsi per imparare cosa significa fare una correzione di bozza e un editing. E poi quindi mi sono iniziata a proporre a delle case editrici, ho lavorato un po' per delle case editrici con piccoli contratti, lo stesso anche la stessa cosa, purtroppo lo stesso metodo con i giornali, vabbè, poi i contratti finiscono, poi magari se ne aprono altri, insomma è un mondo, Anna lo può sapere molto bene, è un mondo complicatissimo quello della comunicazione, dell'informazione, dell'editoria, è un mondo complesso, non è tutto oro ciò che luccica, in realtà bisogna dirlo, e quindi ne conosco vizi e virtù, molti vizi e poche virtù, bisogna dire, ma noi non demordiamo, non demordiamo, e quindi poi tra racconti inediti, dove ho partecipato a varie, insomma, a vari concorsi di qua e di là, nel 2019 ho pubblicato il mio primo romanzo e quindi ora nel 23 è uscito il terzo. Quindi ho detto è inutile nascondersi più ormai con racconti, far parte di raccolte di racconti e quindi diciamo che si mette meno la faccia, no? Invece quando si pubblica da soli ovviamente bisogna avere il coraggio delle appropriazioni di ciò che si è scritto, bisogna credere naturalmente in ciò che si è scritto e quindi la scrittura fa parte è una mia passione, è la mia passione.
Perfetto, intanto vi porto il messaggio di Giovanna Marchetti, dice che ha problemi di linea, che non riesce a collegarsi. Vediamo se riuscirà a risolvere, se no sarà per un'altra volta. Quindi Va bene. passiamo la parola a Anna, poi te raccontaci un po' brevemente pure te, chi sei, di cosa ti occupi, e poi dopo diremo a chi ci sta guardando una cosa che accomuna entrambe. Chi c'è? Una domanda difficilissima, innanzitutto. Partiamo da questo presupposto. Allora, mi piace dire, prima di tutto, io sono Anna, poi dopo arriva tutto il resto. Allora, anche io ho una formazione variegata come Daniela, anche se vedo che Daniela è molto, molto carica, insomma. E, provenendo da studi classici, ho fatto prima filosofia e storia, poi scienze motorie e poi di nuovo filosofia, quindi mi sono sempre alternata tra sport e mente, proprio nel più chiaro concetto di mente e corpo, che sembra una banalità, ma poi non, in realtà non lo è, perché quando si fa una cosa delle due a tempo pieno è difficile stare dietro anche all'altra. Quindi per 22 anni ho insegnato e lavorato nel settore sportivo, sia proprio come personal trainer che posturologa, che come diciamo, coordinatore, quindi quello che in un settore normale è una gestione delle risorse umane, che è una cosa che mi piace tanto. Abbandonando un po' in questo intermezzo proprio la pratica filosofica, la pratica letteraria. La scrittura, come Daniela, c'è sempre stata, il diario. I diari sommersa a casa, come diceva prima Daniela, e fino a che niente, è arrivato il desiderio di emergere, diciamo, non a livello editoriale o di fama, proprio di ritirare fuori questa cosa, di condividerla, e sono nati i profili e anche il blog, e poi è andata avanti, diciamo, la situazione con persone come Andrea, con le quali ci siamo conosciute anche sui social. Abbiamo cominciato, cioè, quando c'è quel feeling subito, poi ci siamo anche conosciuti di persona. Abbiamo cominciato a collaborare, una poesia a quattro mani, un racconto in due, un racconto in tre, anche scritti insieme. È venuta fuori una bella cosa e abbiamo creato un circolo intellettuale. Non lo chiamo filosofico perché al momento l'unica filosofa, diciamo, sono io, che ci sono figure variegate, c'è una pedagogista che è Chiara, che questa sera non c'è, ci sono degli autori, un teologo, insomma è un cerchio che si sta allargando, e quindi un circolo, quello che era un caffè filosofico, ma nel senso più ampio di filosofia, proprio di amore del sapere, non è escluso nulla, nel cui, insomma, maggiormente la redazione, la coordinazione, principalmente, diciamo, degli eventi e delle questioni le faccio io, e si è andato. E con coraggio, mi riaggancio sempre a Daniela, che ha parlato prima di me, ho pubblicato il mio primo libricino. Lo chiamo libretto nel senso non dispregiativo, ma proprio nel senso carino del termine, no? Un po' come l'opera. Un po' come l'opera, proprio il libretto di poesie. È una piccola raccolta di poesie. Ho fatto questa prova prima di lanciarmi prossimamente con coraggio alla pubblicazione. Deve arrivare, Daniela, hai ragione tu, più che di racconti, del libro vero e proprio, che è lì, nel cartaceo, diciamo, nel mio ancora. E quindi, insomma, in breve, se sono stata breve, non lo so, insomma, è andato un po' così questo percorso fino ad ora. Bene. Daniela, ti faccio una domanda un po' strana, no? Io te ne ho fatti tante domande, ma ne ho trovata una che non ti ho mai proposto. Sono pronta a tutto, Milena. Se tu dovessi analizzare il rapporto dello scrittore con le istituzioni, cosa mi diresti? Oh, Madonna. Beh, questa è una domanda che non mi aveva fatto mai nessuno. Con le Mi raccomando. istituzioni, con le istituzioni. Oh, mamma mia. Io credo che sia un rapporto di sana indifferenza, cioè l'uno non si interessa all'altro, l'altro tantomeno si interessa allo scrittore, insomma, cioè la cultura per le istituzioni non è tanto presa in considerazione, eppure la cultura
È tutto, cioè noi per cultura intendiamo, a volte si intende il libro, cioè chi scrive, ma la cultura non è questa. La cultura è la cucina nelle nostre regioni, il cibo è cultura, l'arte è cultura, il fumetto è cultura. Ci sono tantissimi settori che sono cultura. Quindi, e questo significa cultura, significa commercio. Commercio significa soldi, soldi e imprenditoria. Quindi economia, quindi il paese cresce perché il paese gira. Quindi credo che le istituzioni dovrebbero avere un po' più di interesse, coccolare un po' di più gli autori, anche delle proprie città, voglio dire, invece di snobbarli oppure di creare anche dei piccoli, lasciatemi usare il termine, piccole parrocchiette, ecco, dove in queste parrocchiette chiuse entrano solo gli amici degli amici, ecco, diciamola in breve, ecco. E purtroppo sono molto esperta di queste cose, no? Quindi so bene come si muovono determinate situazioni, e questa è una cosa che mi lascia sempre, da un lato avvilita, e anche molto perplessa, ma anche molto arrabbiata, perché mi arrabbio, perché le istituzioni dovrebbero concedere a tutti le stesse chance. Non si possono portare avanti solo gli amici degli amici, diciamoci la verità. E questo è il discorso, perché ci sono tante belle personalità, tanti begli autori che hanno scritto delle cose molto belle e hanno voglia di farsi conoscere. Ecco perché poi sono nate online queste trasmissioni che permettono a tutti di potersi esprimere, perché tutti abbiamo il diritto, pari merito, di poterci far conoscere. Un piccolo pubblico, un grande pubblico, questo non è importante. Anche un pubblico fatto di due o tre persone ha la sua validità, è importante riuscire a trasmettere un qualcosa anche a tre o quattro persone, non è quello il problema, ma l'importante è che si abbia questa opportunità. E invece, se ci rivolgiamo a enti statali, istituzioni, quant'altro, è molto difficile. Infatti, Anna, vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto Daniela? Sì, assolutamente sì, concordo e ovviamente mi appoggio in questo caso alla sua esperienza come giornalista, che è un'esperienza diversa dalla mia. Di qua posso dire che nascono tante realtà come la nostra diretta di questa sera, come il simposio, come per tutti quelli che ho conosciuto in questo settore, anche online, che hanno, come dice lei, questo desiderio di esprimersi, ma quando mi dicono perché lo fate, perché vi riunite, vi mettete lì e fate la programmazione della settimana, oppure quando si contatta, perché qualcuno lo fa, c'è cioè qualcuno che vuole solo emergere, no? Non è un discorso di fama, un discorso di pagamento, perché poi non è, qui no, per esempio, ecco, in questi casi nel piccolo non prende niente nessuno. È proprio una verità, ma più che di parlare solamente, ma di confrontarsi, è un dialogo. Quindi con voi, come stiamo facendo noi, il confronto che sembra una banalità detta e ridetta, ma non lo è perché lo diciamo tutti, come tante altre cose, ma poi nella pratica questo confronto non avviene. Quindi un confronto, uno scambio costruttivo, un verso di Andrea, un libro di Daniela, una domanda, ecco, di Milena, viene fuori tanto e credo che sia importante, insegnare anche ai nostri ragazzi questo. Ed è, oltre, aggiungo questa cosa, un utilizzo della tecnologia, insomma, di un certo livello piuttosto che solamente i video YouTuber, senza nulla togliere, ci saranno bravissimo o quant'altro, perché la cultura è importante per educarci e per educarli alla vita. Se ci fosse questa comprensione da parte delle istituzioni, sicuramente c'è, perché non sono stupidi se sono arrivati lì, però insomma, si eviterebbero tante cose anche che sentiamo. Credo che sia importante. Tu dici, che ha scritto il libricino di poesia. Secondo te il mondo della poesia è un po' discriminato rispetto agli altri generi letterari, no? Di più, sì,
nel senso che vedo questa difficoltà anche confrontandomi con altri autori, proprio di pubblicazione, abbiamo parlato anche con Andrea, la difficoltà un po' ad emergere come scrittore. Gli autori di oggi, come diceva Daniela, è difficile perché con il rapporto con le case editrici è sempre un po' particolare, anzitutto nel trovarla, poi c'è quella che ti chiede per la pubblicazione i soldi, cioè è una cosa, mi sono capitate, mi hanno contato tantissime piccole editrici per le quali tu paghi per farti pubblicare, no? Allora, siccome io credo che la cultura e l'istruzione si paghi già abbastanza, no? Anche se c'è l'università pubblica, preferisco autopubblicarmi, come nel mio caso, non mi vergogno a dire, e regalare i miei libri a chi voglio io. E allora, in questo modo ho speso bene il mio tempo e i miei soldi. Poi chi ha piacere lo legge, chi ovviamente no, non lo vuole acquistare a, dico un esempio, 1 euro proprio perché è il minimo con lo quale devi autopubblicarti. Quindi, insomma, la poesia rispetto ai romanzi forse è un po' più bistrata da sì, perché va capita e non va capita, dipende, no? Perché non è detto. Quindi se si faccia la poesia in un certo modo, si legge il testo, si comprende anche da una propria prospettiva. Se si capisce che la poesia da questa prospettiva, oltre le parole, probabilmente, se si capisse, sarebbe più diffusa. Però nel piccolo ce ne sono tanti di poeti, e pensavo anche io di imbattermi più in romanzieri, diciamo così, in scrittori, no? Di libri. Invece ho trovato tanti poeti. Certo, il tuo libro come si intitola? La La tua poesia raccolta. è una piccola sillabe, si intitola La poesia e altri luoghi dell'anima. L Cosa vuoi puntato, A puntato. trasmettere con le tue poesie? Emozioni e sensazioni, un po' di esperienza non autobiografica, perché non tutte le poesie parlano di me, ma sono anche immedesimazioni in esperienze che mi hanno raccontato. Ci sono delle poesie dedicate alla violenza, che è un argomento sulle donne, un argomento adesso molto fresco. Ci sono poesie dedicate alla guerra e ci sono poesie dedicate a situazioni di quotidianità. Devo dire, a parte una, due, sonette, diciamo così, filastrocche, sono poesie cariche, di sentimenti un po' malinconici, di sogni. Non è la poesia sogno il cielo, sogno le stelle, che bello. Insomma, è un po' le mie più belle, tra virgolette, poi lascio agli altri, ovviamente, sono quelle un po' più cariche di un certo tipo di sentimento, un po' meno allegre. Quelle allegre sono più passanti, carine, anche perché se no, insomma, un leopardiano, no? Si perde nei meandri della melanconia, che è più bella. Bene. Invece Daniela, tu scrivi dei romanzi che hanno dentro tanta ricerca, no? Non soltanto del periodo storico, ma anche un po' di introspezione e di ricerca di risposte. In questo libro che presenti stasera, qual è lo scopo? Intanto diciamo il titolo, facciamo vedere la copertina e Sì, poi. grazie. Eccolo qua, è uscito il 20 di ottobre, I Giorni del Cobra per LFA Publisher. Questa è una casa editrice non a pagamento, come diceva Anna prima. E a proposito dei poeti e della poesia, beh, bisogna innanzitutto dire che la poesia è molto difficile, molto, cioè se cadere nella banalità della poesia, della rima, è dietro l'angolo in pratica. Quindi è molto difficile, è davvero una ricerca profonda e ci vuole una sensibilità molto particolare, però ce ne sono tanti perché ultimamente ne ho conosciuto molti di poeti e sono tutti molto, molto agguerriti anche perché la società ci crea, ci concede spunti di riflessione tutti i giorni. Gli argomenti non mancano, diciamo così.
E tornando alla tua domanda, Milena, beh, nei miei romanzi, anzi, tu mi hai chiesto nel mio ultimo romanzo, I giorni del Cobra, ecco, io praticamente racconto di violenza di genere, racconto di violenza sulle donne da parte di... È un giallo, un giallo che ha il suo sottogenere che è il noir psicologico, perché... Mi piace molto scavare nella personalità dei miei personaggi. Io sono sempre stata molto attirata dalla psicoterapia, mi è sempre piaciuto indagare il mistero della mente, il mistero dell'anima, perché degli esseri umani, come dicono ora, da bravo ragazzo a mostro, qual è il passaggio, cioè come accade questo passaggio. Come avviene? Ci vogliono anni e la società non se ne accorge? Oppure un click improvviso che esplode? E questa è materia che mi ha sempre molto incuriosito. E allora, non sono laureata in psicologia, però ho comprato dei libri dove mi piace studiare. Quindi anche in quest'ultimo romanzo, a maggior ragione un noir psicologico, io dovevo indagare nella mente del cobra che rappresenta il male assoluto, il male che non ha giustificazione naturalmente, e io non lo giustifico, né dalla prima all'ultima pagina, non va giustificato e deve essere punito e merita la giusta punizione per quello che compie, quindi parlo in maniera anche generale. Ma naturalmente ci sono tanti tipi di oscurità dell'anima, no? Ognuno di noi può avere il suo lato oscuro, il suo lato buio, quindi anche tutti i personaggi che ruotano intorno a questo famigerato cobra, che poi è una persona normalissima, come tutti coloro che commettono efferati femminicidi. Sono delle persone apparentemente normalissime, persone integrate nella società che non fanno nulla trasparire di ciò che poi può accadere, di ciò che vivono nella loro mente, e nella loro anima. E quindi per me è davvero molto importante riuscire a raccontare anche la parte oscura degli altri personaggi, perché non sempre un lato oscuro delle proprie personalità deve necessariamente trasformarsi in un male assoluto, no? Si possono avere dei lati bui che la ragione e la razionalità tengono sotto controllo, e quindi io racconto anche questa linea sottile che l'essere umano vive tra il bene e il male, che sembra assottigliarsi sempre di più, perché messi alla prova tutti i giorni. E quindi io faccio questa storia a tutto tondo proprio per raccontare cos'è il bene, cos'è il male e la possibilità di scelta che si può avere. Bene. L'ultima domanda ad Anna, prima di passare la parola ad Andrea. Anna, tu scrivi poesie, no? Hai utilizzato qualche parametro di metrica o ti sei lasciata andare a versi liberi? Allora, mi lascio andare a versi liberi a metrica, nel senso che ovviamente la poesia è una cosa che in quel momento ti viene. Certo, cioè, la rivedi, la correggi, la sistemi, però neanche tanto, se no non è più poesia, almeno per me, non mi viene bene. E a differenza del racconto o del libro, diciamo, del pezzo dell'articolo, no? Anche di un articolo, un post didattico, ce ne sono tanti che lo vedono, i sistemi, la poesia mi viene, esce, come viene. No, cioè, ovviamente è scritto bene, però viene verso lì un po' di meno. Non sono tanto brava, devo dire la verità. Mi viene Bene. proprio, strutturato, così. Beh, poi anche una mentalità classica, quindi magari hai l'influenza,
degli autori che ahimè abbiamo studiato facendo degli studi classici, che poi ahimè non tanto, perché credo che avendo studiato determinati autori ci hanno un po' formato, no, nel nostro percorso. Quindi io ad esempio sono per la lettura classica che bisogna insegnare nelle scuole e credo che bisognerebbe ritornare al vecchio metodo di studio. Però questa è Concordo. una mia riflessione che magari non tanti oggi riescono a condividerla e pensano che sia anche uno studio un po' arcaico studiare quelle che erano Ungaretti e via discorrendo. Anche poco, tu hai nominato Leopardi. Ad esempio, Leopardi è stato uno di quegli autori quasi di serie B, no? Perché la sua era una poesia molto cupa, però credo invece che lui abbia saputo descrivere bene quello che erano veramente i sentimenti che provava per quello che metteva su carta. Assolutamente, ma i poeti, allora sono totalmente d'accordo con te, che a me a volte viene, tra virgolette, rimproverato essere forse legato a questo tipo di formazione, che invece secondo me apre la mente a 360 gradi, perché tu lo studi, non lo devi, cioè io imparo solo la poesia a memoria, non la comprendo, abbiamo perso. Quello, no? Se la comprendi, magari il verso ti piace e lo impari, è diverso. Io credo che almeno per me è stato così. Poi lo scrivi, te ne discosti, anche perché un paragone come quello, insomma, diventa difficile da sostenere, anche un po' arduo. Quindi lasciamo poi magari a chi se la sente, o come dice Posteri, la sentenza un po', insomma, altro che ardua, proprio difficile, però è doveroso secondo me. E io sono innamorata nel senso di Dante, lo dico proprio, si pensa quanto sei vecchia, anche studiato, no, proprio lo amo, l'ho portato alla maturità a memoria, non avevo il testo davanti, quindi vi dico solo questo, proprio ancora me lo ricordo. Quindi sono legata molto ai classici, da un certo punto di vista. Mi piace anche il moderno, non a caso, cioè, spingiamo gli autori emergenti, ma anche, insomma, anche un po' più nel Novecento, insomma, ci siamo, non è che uno rimane legato al 1200 Dante e Petrarca, assolutamente, non è che siamo legati solamente a quello, però i poeti sono filosofi. E la filosofia è conoscenza, e quindi non si possono, come studiare filosofia, non fare Socrate, cioè non si possono saltare tra queste cose. Questo secondo me, e quindi mi trovi pienamente d'accordo. Poi certo, la pretesa di scrivere la silloge, i versi di Dante non ce l'ho avuta, però nella testa ogni tanto devo dire che mi piace recitarmeli, mi dà piacere. Che Io poi ovviamente. Daniela, dicono che insomma sono arcaici, però pensiamo che Dante è stato uno degli autori che ha messo nella Divina Commedia il delitto sulla violenza delle donne. Quindi proprio così antico non era, è stato un precursore, no? Assolutamente, un precursore, ma anche perché, insomma, non è niente di nuovo il sole, come si dice, ma no? È solo più evidente poi oggi le notizie sono aperte. Noi studiamo la storia, lo sappiamo, all'epoca era diverso, ovviamente, però assolutamente sì. Si può trovare tanto di oggi nel passato, siamo arrivati lontano con Dante, e quindi anche negli altri poeti, negli altri letterati, insomma, assolutamente. C'è sempre un richiamo, perché si possono trovare anche versi di aiuto, di conforto, anche significati che sicuramente ci possono essere utili oggi, sicuramente. Nell'ambito della cultura che diceva prima Daniela, dello studio che dici adesso anche tu, questo tipo di formazione può dare una sensibilità anche diversa ai temi di oggi, no? Benissimo. Andrea, a te la parola. Ok, volevo andare a Daniela chiedere appunto, entrando dentro il suo romanzo, visto che
popolato di molti personaggi, se c'è un personaggio dove tu ti riconosci? Che domanda, Andrea. Dunque, Tutti molto ben delineati, ben caratterizzati, però in quale c'è un esatto. personaggio che tu conosci? So che tu l'hai letto, Andrea, Sì, quindi... lo diciamo proprio quando è ancora un manoscritto, prima ancora che venisse pubblicato, perché Wow. Esatto, dopo. prima ancora della pubblicazione, l'ho fatto vedere, l'ho fatto leggere ad Andrea, poi vabbè, ho fatto un po' di editing, vabbè, ma è ovvio. E guarda Andrea, a me piace molto il commissario Giulia Cangiato. Mi piace perché è una donna moderna, una donna dei nostri giorni, una donna ambiziosa, sicura del suo lavoro, una donna che non è molto pratica in casa, no? Che è una donna d'azione, non proprio una donna di casa, e è una donna che è appassionata del suo lavoro, del senso di giustizia. Lei desidera fare giustizia, vendicare tutte quelle povere donne uccise, però c'ha un lato suo debole, c'ha un suo lato debole naturalmente. È una donna che dietro quella corazza d'acciaio nasconde l'amore, nasconde delle fragilità, nasconde una forma di dipendenza, tra virgolette, nei confronti del suo compagno, del suo innamorato. Lei si lascia coccolare, è una donna forte e indipendente che quando poi chiude la porta di casa si ritrova a casa e si ritrova quest'uomo che le vuole bene, che la coccola e quindi quella è la salvezza di Giulia, naturalmente. Il suo compagno Landolfo è la sua sicurezza e non aggiungo altro, Andrea. No, infatti, non svelare nulla, proprio. Ok, invece volevo chiedere a Ranna, visto che tanto tra poesia e filosofia, diciamo, sono due cose che vanno, diciamo, su due binari diversi. Se le dovessi unire tra di loro, ti senti più poetessa o più filosofa? Per gli studi anche che hai fatto, per queste cose che tratti? Più filosofa, va, oggi l'azzardo così. Una poesia filosofata, invento questa cosa. No, visto che apposta vanno un po' tra di loro, sì, magari ce ne sono alcune cose che convergono insieme, poesia e filosofia, però su altri invece sono distanti anni luce. Certo, Sono cose assolutamente sì. che ti trovi meglio, sei più appunto poetessa o filosofa. Apposta che Dipende dal momento, non ti posso rispondere, dipende dal momento, quello che viene fuori. Sicuramente la filosofia mi accompagna sempre, devo dire, non è che insomma mi alzo la mattina e oh, devo scrivere un verso, non è sempre così, assolutamente. No, invece purtroppo penso tanto, pure troppo, e ragiono mi immedesimo molto, per esempio, molto spesso devo, proprio per un discorso di ragionamento, nel senso proprio di trovare un senso, no? Di cercare il perché, devo allontanarmi dalle notizie televisive perché tutta la giornata è poi su quel mood e ci vado a pensare sopra. Quindi, no, forse più filosofa, assolutamente sì, più filosofia mi accompagna. Nel frattempo, prima non l'ho fatto, porto i saluti che hanno scritto nell'ordine prima. Abbiamo Margherita Bonfiglio che ha scritto, Adele Muscato e Natalia Lannoni. E Natalia Lannoni ha fatto un po' di osservazioni, che ha scritto che il confronto tra la conoscenza e le istituzioni vuole una società di ignoranti da poter manipolare. Questo è stato scritto prima, lo leggiamo adesso, che un attimo non vi ho interrotto finché parlavate con Milena. A Grazie. te, Daniela, volevo chiedere invece, ci vuoi raccontare del personaggio di Basilio? Questo Allora, sì, Andrea, il personaggio di Basilio, l'ispettore Emanuele Basilio, ecco, è un'anima controversa, è un personaggio che ha dovuto lavorare molto su se stesso, è passato da un
da un uomo che si lasciava trasportare dall'istinto, e ora invece è un uomo che si fa nel suo lavoro naturalmente e anche nella sua vita. Ora invece è un uomo che ha imparato la lezione che il braccio a volte non serve, serve molto di più la mente. E quindi lui segue un ragionamento e man mano si rende conto di volersi, diciamo, di non condividere sempre le scelte di indagine del commissario Cangiato. E naturalmente questo lo porterà a fare delle scelte, a essere coraggioso anche lui. Alla fine, Basilio si dimostrerà un uomo di coraggio, naturalmente. Un uomo di coraggio, un uomo che segue un suo percorso umano e professionale. Un uomo che crede molto in se stesso e al suo intuito, ecco, diciamo così. Ok, invece volevo chiedere ad Anna, visto che appunto ti senti più filosofa, sapendo che la filosofia viene dal passato, oggi abbiamo anche la filosofia moderna, magari a chi ci sta guardando, vuoi spiegare che differenza c'è tra quella filosofia passata e quella moderna? Che domandona! Ma ci vorrebbero 10 ore! Non solo, E un no, fa manuale. dei mesi, degli anni. Un manuale possiamo dare. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che abbiamo tanto. Allora, possiamo dire che possiamo imparare dal passato, sia a livello filosofico che a livello storico. Partiamo da questo presupposto, così qualcosa la diciamo per rispondere a questa domandona. Nel senso che abbiamo una storia della filosofia, nel caso specifico, ma una storia proprio che è molto importante, e a prescindere dal filosofo che ci possa piacere di più o di meno, io penso sempre, prendo sempre un po' da tutti, no? Non c'è stato mai. Allora, ogni volta che studiavo un filosofo nuovo, era: ah, questo è il filosofo della mia vita, questo me la cambia proprio, è andata. Niente, quello dopo era meglio di quello di prima, e così è andata avanti. Prima si comincia da Socrate, si arriva a Husserl, poi ci ho fatto anche un'altra tesi adesso recentemente, la fenomenologia. Insomma, io mi fermo con lo studio proprio al Novecento e seguo ovviamente la filosofia più che moderna, proprio quella contemporanea, anche se non amo molto da parte dei filosofi, ecco, diciamo questo, le prese di posizioni totalmente diverse gli uni dagli altri. Un conto è una presa di posizione su un argomento, per esempio, come abbiamo parlato fino adesso, no? Come il centro anche del romanzo di Daniela, se ho capito bene, che leggerò. Adesso mi riprometto questa cosa. No, è ovvio che c'è una presa di posizione nei confronti della violenza di qualsiasi tipo, ok? Non parlo di questo, però, visto che noi abbiamo 2000 anni di storia della filosofia, almeno alle spalle, io credo che prendere tutto quello che si può prendere e strutturare un pensiero ampio e non seguo solo la fenomenologia, quello l'ha creata la fenomenologia, per esempio, no? Parliamo di Husserl, è sua, a parte che c'era anche Hegel, ma è un altro tipo di fenomenologia, però era concentrato su quello. Allora mi specializzo su quella branchia, diciamo, della disciplina. Oggi credo che, visto che possiamo raccogliere tanto, creare certo, penso, un collegamento più ampio, un ragionamento che stimoli il pensiero da più punti di vista e non settorializzarsi in una cosa sola, credo che sia doveroso dalla parte della filosofia contemporanea e non solo della filosofia, però parliamo di questo, insomma, al momento. Dei contemporanei non amo nessuno, ve lo dico prima. Proprio amo no. Non avevo Nessuno. dubbi, non avevo dubbi. Io Sarà sì. Io intanto ho saluto una domanda. questa fa Francesco Bocciolini, che auguro a tutti la buona serata, la salutiamo anche noi. Grazie, Francesca. Magari Grazie. per entrarci proprio nei vostri libri, magari Daniela ci vuole leggere un breve estratto dal tuo libro, dopo sentiamo qualche poesia anche di Anna. Oh, sì, d'amblé, Andrea, d'amblé.
proprio A vostro aperto, tempo, quello che volete aperto voi. il casaccio. Allora, Che mi la donna dici? Andrea, testimone silenziosa di un'aberrazione umana, era lì incastonata nel manto nero della notte, quando Dora ebbe la forza di volgere lo sguardo all'insù e restò incantata da quella perfezione. Si accovacciò sulla sabbia e pianse finché cadde sopraffatta da una stanchezza infinita. Era meglio uccidersi, ma non l'avrebbe fatto. C'era un figlio e non poteva lasciarlo. Resistette al dolore fisico e dell'anima, facendo uno sforzo enorme. Il corpo seminudo, traballante e spaesato, nonostante fosse scosso da scariche irregolari di tremore freddo, si ostinò a reggersi in piedi con gli arti che non sentiva più. Si ritrovò al mattino in un ambulatorio, distesa su un lettino, con accanto un medico e un assistente. La guardavano con gentilezza. Lei roteò gli occhi verdi per guardare intorno e sentì nelle narici l'odore acre dell'alcol etilico. La luce del giorno rendeva luminosa la stanza. Giugno esplodeva con tutta la sua vitalità. Dora notò che aveva ancora le scarpe rosse, ormai danneggiate. Ci teneva molto, le aveva comprate esaudendo un sogno. Voleva piangere, ma la vista di quel suo desiderio rovinato fece scoppiare in lei una rabbia feroce per quello che le era successo, e il viso fu inondato da un fiume di lacrime, che uscirono senza che emettesse note musicali, note vocali. Il dottor Mattoli le diede dei fazzolettini di carta e le disse di stare tranquilla. L'aveva visitata con cura e attenzione e prescritto dei medicinali. Mi fermo qui. Perfetto, ti ringrazio. Sentiamo anche Anna, un paio di sue poesie, due, tre, quelle che vuoi. A tuo piacimento, quello che vuoi. Allora, per fare omaggio al mio amico e poeta, vi leggo una breve poesia, così non ci dilunghiamo troppo, scritta a quattro mani, quindi non l'ho scritta solo io, che è Fabio Valerio su Instagram, che è l'altro cofondatore del simposio, lo trovate come Aerofal Bivio, anche lui è un autore emergente. La poesia si chiama Ultimo fine settimana di agosto. All'ombra di un tiepido sole sfumava la luce all'orizzonte, baciava un amaro pianto. Trillo di giovani usignoli riecheggia, sospiri profondi e la pelle si increspa al suono del vento. Mi stai facendo vergognare, però, e questa è breve. No, ma è bella, ma è molto significativa, eh. Sì. Noi ogni tanto facciamo così. Ho due versi. Ci vuoi aggiungere qualcosa? E l'altro è ispirato, scrive. E quindi è nata così, semplicemente. Però ci deve essere molta sintonia per poterla scrivere insieme, insomma, perché poi, come diceva anche prima Milena, se uno scrive verso libero nello stesso poesia, uno scrive in rima, insomma, siamo fuori, no? Ci perde. Io invece ho una domanda sia per te, Anna, che per Daniela. Sì. Voi avete anche altri autori, l'abbiamo capito, insomma. Io la domanda è: come si fa a capire quando c'è talento? Chi risponde alle due? Per prima, perché la domanda è per entrambe. Penso, chip come al poker. Ci pensi, Daniela, tocca a te. come si fa per capire, cioè, il proprio di talento o il talento degli altri, Milena? Proprio quello degli altri. Ma guarda, con lo studio, con l'applicazione, con la lettura, con lo studio, Milena, perché quando si legge per piacere, quando si è curiosi, quando appunto si vanno alla ricerca di libri di filosofia, libri di psicoterapia, qualsiasi cosa possa aumentare la propria cultura, la propria conoscenza, beh, questo ti permette poi di riconoscere sia,
il proprio di talento, se tu sei portata a scrivere delle cose, se sei in grado di poterti cimentare con degli argomenti e sia poi di riconoscere quello degli altri, naturalmente. È una questione di studio, di conoscenza propria, di più materie possibili. Lo so che la nostra vita è piena di quotidianità, quella che ci distrugge, quella che ci uccide, quella che ci costringe ad andare al supermercato e invece magari nella nostra testa ci abbiamo delle cose da voler scrivere, ma invece devi stare a pensare lì a fare la spesa e quindi non hai il tempo dentro che dici maledizione, io ora questa mi sfugge e mi sfugge questo lampo di questa illuminazione. Ma bisogna avere curiosità. Nella nostra vita credo che dobbiamo essere curiosi e soprattutto dobbiamo essere, cosa che nella nostra società narcisista è completamente sbagliato, riconoscere anche la bravura degli altri. Perché in questo momento storico sono tutti narcisi, tutti credono di essere meravigliosi, stupendi, più grandi di tutti, tutti sono impostati, tutti vendono fumo, molti, molti vendono fumo e questo naturalmente ti impedisce di riconoscere negli altri, non dico proprio il talento, ma anche un solo pregio degli altri. Prendiamo in considerazione, notiamo anche che sugli stessi social c'è chi per principio, per invidia, perché non ti vuole dare soddisfazioni, non ti mette i like. Ora, non è che si vive di like, però magari quando ti incontrano dal vivo, dal vero, e sanno tutto di te, allora significa che ti leggono, che ti spiano, che ti osservano, ma che per non farti, per non Grazie. darti, non ti mettono il like. E questo significa, questo è un gravissimo difetto. Questo è un gravissimo difetto. Quindi, e questo significa non riconoscere un qualcosa di carino che un'altra persona può aver fatto. Io perché se vedo una cosa bella fatta da Andrea, fatta da Anna, fatta da Milena, che mi piace, io non dovrei mettere un mi piace? Perché non lo dovrei fare? C'è gente che non lo fa, preferirebbero essere buttati nella fossa dei leoni pur di non farlo. Questo significa cattiveria, odio, presunzione, narcisismo, Invidia, c'è tutto, invidia. invidia. C'è tutto e quindi se non si posseggono queste cose è impossibile crescere, è impossibile riconoscere il proprio e quello degli altri, il talento degli altri. Ma assolutamente così non si cresce. Se ci si parla addosso, non si cresce mai. Infatti. Anna, penso che tu condividi, un po' condividiamo. Assolutamente sì, e aggiungo, oltre ad essere invidia e tutto quello che abbiamo detto, è proprio mancanza di relazione, è il non sapersi relazionare purtroppo, che allora da una parte dietro i social, innanzitutto, diciamoci la verità, tutti sono leoni, no? I famosi, esatto. Poi di persona, ok, è tutto un altro discorso, però social o non social, perché tanto l'invidia, il non supportarti, che ne so, un collega di lavoro, no? C'è anche nella quotidianità e face to face. E è proprio il non sapersi relazionare, secondo me, perché il non capire che, adesso stiamo parlando di libri, autori emergenti, like, no, e dirette, il non capire che quel like non è niente. E quando mi dicono quante visualizzazioni avremo con, non lo so, con la diretta, con il post, non mi interessa, perché come mi riaggancio sempre a te, che siamo proprio in sintonia questa sera, Daniela, come hai detto all'inizio, una, due persone, tre persone è tanto, perché già mi ascoltano che non è dovuto. Perché manca il dovuto che io stia dicendo una cosa giusta, diciamo, in teoria. Poi, se si parla, questa è letteratura. Ora, piccola perché l'ha scritto Anna, che non è nessuno, o grande perché questa sera vogliamo commentare la poesia di Leopardi, non so come dicevamo prima, tanto per nominarne un altro, comunque è scrittura.
Quindi la guerra tra poveri, come in tanti settori accade, e qui si faceva un discorso anche più generale rispetto alla scrittura, è proprio il non mettere like, per me è proprio, poco, proprio poca, poca roba, non c'è un Pochezza, altro termine. pochezza dell'anima, pochezza mentale, è È proprio assolutamente così. non sapersi confrontare. Vi è capitato di ricevere una critica non meritata perché molti criticano gli operati degli altri proprio perché c'è questa sorta di invidia e di vedere il proprio lavoro non bello come quello dell'altra collega. Se sì, come avete reagito? Daniela e Guarda, poi Anna. Una di voi due? sì, è vero. Sì. Vai prima tu, Anna. Sì. Allora, sulla scrittura, allora, critica non meritata, non lo so perché, quando soprattutto si scrive in due, come per esempio la poesia, in questo caso a quattro mani o un racconto, o si fa qualcosa, è ovvio che ci si predispone al confronto, quindi neanche è stata mai percepita come non meritata. Devo dire che sulla scrittura no, nel senso o mi piace o non mi piace. Semplicemente, però ovviamente se Andrea legge, leggiamo la poesia adesso e non ci piace, anche solo questo è lecito, insomma, dire anche senza dare una motivazione tecnico-poetica o piuttosto che emotiva, non è perché magari un testo che in un momento, c'è cioè la poesia che parla del giorno di festa, magari in un momento che Andrea non è tanto in festa, non gli dice nulla, quindi dipende, sulla poesia siamo un po'. Così, insomma, borderline. Sul lavoro sì, mi è capitato molto di più. Dove ero convinta, e lo sono ancora, di non aver meritato magari quella critica, nulla. Se si ha la possibilità, laddove ho avuto la possibilità di potermi confrontare, bene aperta al confronto, anche perché se dall'altra parte c'è qualcosa da criticare, ci deve stare una motivazione, no? Cosa? Perché sulla poesia, voglio dire anche sul libro, banalmente, non è costruttivo, però uno può dire non mi piace, Beh, come io una maglietta. parlavo ad esempio su Amazon, no? Ti mettono 3 e poi mezza stellina. Io non ho mai capito il mezzo La di mezza stellina. stellina. Ecco, Credo beh, credo che non abbiano che apprezzato, non gli sia significa che non gli sia piaciuto, però non c'è nessuno, non ho ricevuto nessun commento al momento negativo. Devo dire la bene. verità, però è poco, No, insomma, è ma uscito era dopo solo, tutto. cioè, nel senso, secondo voi perché accade questo? La critica si può non piacere un libro, ma se tu vai a chiedere il motivo perché ti criticano il libro, magari poi non lo sanno e ti dicono solo non è stato di mio gradimento, possibilmente non l'hanno nemmeno letto. Esatto. Daniela. Nella scrittura, no, mi hanno, o comunque non davanti a me. In realtà mi hanno accusata di essere un fiume in piena, nel senso che non faccio i capitoli, non metto, cioè non stacco i vari argomenti, cosa che invece, insomma, un po' con i giorni del Cobra l'ho fatto, inserendo dei titoli in eretto, così da focalizzare i personaggi che sono andata a trattare, le situazioni che sono andata a trattare. Ecco che ero un po' troppo viscerale, se questo è un difetto, ecco, nella scrittura, se ero un po' troppo viscerale, perché magari ci sono alcuni che ritengono che la scrittura deve essere impostata, che in un certo senso quasi devi allontanare il lettore, non tenerlo vicino, non coinvolgerlo, ecco, perché vari autori si mettono su un piedistallo. Se ti metti su un piedistallo e allontani il lettore perché non si sente coinvolto, hai fallito in ciò che hai scritto.
Chi chiude il libro nemmeno lo legge, infatti. Esatto, a me non piace questa cosa qui e di conseguenza cerco il più possibile di fare in modo che chi legge i miei romanzi si possa immedesimare. Quella persona sono io, quell'altro sono io, quell'altro mi è piaciuto, quel personaggio mi piace la caratteristica di quel personaggio. Ecco, tutti si devono riconoscere. In una storia, in un personaggio. Quindi per me questo è l'obiettivo principale. Per quanto riguarda la mia professione, ma io fino a 3 giorni fa non sono libera di scrivere sui social i miei post che voglio o le mie cose che voglio che mi sui miei social e naturalmente non sui social degli altri, che io non devo dire determinate cose, non mi devo permettere di scrivere altre cose, e quindi questa cosa sinceramente mi fa molto arrabbiare, mi imbufalisco proprio, cioè divento proprio una belva, ecco, mi arrabbio, profondamente mi arrabbio, perché non è giusto naturalmente, non è assolutamente giusto, perché quando io scrivo un qualcosa sui miei social è perché proprio il vaso è colmo e so a chi mi sto riferendo, so chi mi ha fatto un torto. E naturalmente i torti si fanno, perché si fanno i torti agli altri? Perché possiedi una caratteristica che loro non hanno, la dobbiamo chiamare invidia? Chiamiamola invidia. Cosa si invidia? Ma non l'invidia sana, perché tutti possiamo avere un'invidia sana. L'invidia sana perché quella persona è più ricca di te, è chiaro che tu invidi che si compra dei vestiti più belli dei tuoi, allora lo invidio, ma quella è un'invidia sana. No, no, io parlo di invidia, quella malvagia. Quella che poi non si ferma all'ammirazione, invidia, ammirazione è una cosa, invidia che crea azione negativa e quindi un'azione di screditamento della persona, allora quella è un qualcosa di terrificante. Ecco, e quindi questi torti che diventano invidia, che diventa azione negativa nei confronti, beh, allora quella mi fa veramente arrabbiare, sì, ma la subisco quasi tutti i giorni. E poi non si capisce, cioè quando io dico alle persone, ma guardate che il mio profilo è come se fosse casa mia, io posso dire, se non offendo gli altri, io posso scrivere quello che voglio. Però, come hai Esattamente, esattamente. detto tu, Daniela, non sempre funziona in questa maniera. Beh, Continuerò sulla mia strada, Milena, perché siamo in tante a continuare sulla nostra strada. finché non faccio nomi e c'è chi magari si può anche riconoscere e parlo in generale, beh, perché bisogna offendersi se non si ha la coscienza sporca? Oppure perché non essere libera, ecco, di potermi comportare, di poter fare ciò che voglio? E ce ne Beh, noi vuole, per Sicilia farlo. Daniela abbiamo un detto che se te la senti vuol dire che hai fatto. Quindi Sì, la coda di paglia. Ecco, è così, così. infatti. Esatto. Se c'è qualcosa dentro di te che hai commesso, è chiaro che ti senti infastidito da determinate cose. Eppure per me io uso molto la pazienza, io limo molto le parole. Per me è importante proprio perché ho fatto comunicazione, ho fatto giornalismo, quindi so bene come bisogna esprimersi. Bene, io limo molto le cose e hai voglia, sarebbe semplice, no? Mandare Certo. un bel vaffadei come c'era una volta e si risolveva la faccenda. No, non certo faccio così. Uso delle frasi, delle cose dove in maniera educata si esprimono dei concetti ed è giusto esprimerli quando si subisce un torto. Con tanta pazienza. Andrea, siamo addirittura d'arrivo. Infatti, poi a proposito di queste cose, io pure te ne sappiamo qualcosa già dall'altra volta, quando purtroppo pure noi ci hanno attaccato alcune persone invidiose. Quindi. Ma guarda, io sono sempre dell'idea che la vita insegna, la vita modella. Quindi chi soffre di questa malattia chiamata invidia, che se ne faccia carico e se la curi, perché alla fine non togliamo niente a nessuno. E se a me va Assolutamente. di scrivere un libro che parla di astronauta, io lo posso fare perché ho studiato e so io quanto tempo ho impiegato. E so io con chi devo avere a che fare e decido io anche
scusatemi il termine, di portare chiunque voglio in live senza farmi coinvolgere da chi ha, no, questo no, perché sai, no, bisogna essere coerenti in tutto quello che si fa e dire quando si fa qualcosa con la consapevolezza di essere sempre responsabili su quello che si dice e su quello che si fa. E Assolutamente. Andrea, penso che abbiamo sempre dato questo, no? Essere trasparenti è la prima cosa importante. Soprattutto, sì, oltre ad essere trasparenti, essere anche umili, semplicemente noi stessi, senza essere falsi, che noi siamo effettivamente così. Certo, poi andare insomma, intervistare una Daniela Mero che ha fatto tanto e rimane umile a intervistare un'Anna che dice: io ho Grazie. studiato filosofia, ho studiato questo, e poi nella dimostrazione che loro lo dicono con tanta umiltà, ciò significa che forse la cultura rende anche umile, perché insomma facciamo tanta psicologia verso di noi stessi per comunicare con gli altri. Detto Infatti poi loro, questo, Elena. che Daniela, fanno molto anche per noi, lo diciamo perché la cosa che accomuna, loro pure fanno delle dirette online come facciamo anche noi. Di Daniela, Certo. cosa volevi dire? No, concordo con te, Milena, hai assolutamente ragione. È così, è così. Io ancora non ho finito di studiare, nel senso, no, ho finito, per carità, a casa mi bloccano, se no sarei proseguirei. Andrei No, ma avanti. io ho detto sempre ad altri, no, che io ho fatto 10.000 volte la prima elementare, ho fatto 10.000 volte la seconda, ci ho ripetuto i miei studi nel corso degli anni e un giorno ho risposto a una persona che io sto iniziando a rileggere le favole perché voglio capire il motivo perché quelle favole sono state scritte. Mi hanno guardato dicendo che con tante cose che ci sono da leggere mi dedico al mondo delle favole, si sono insomma messi Bello, un po' a ridere. che è un mondo Però io difficilissimo, che è un mondo sì. che Daniela, che Alice si nel paese delle apre. Le favole meraviglie. sono per gli adulti, le favole sono per gli adulti, non sono per i bambini. Infatti, io ho Perché scoperto che Alice nel Paese delle Meraviglie non è per nulla un libro da leggere ai bambini, perché dietro c'è una malattia dell'autore, i personaggi sono reali, perché sono reali, ma sono mistificati un po' dallo scrittore per la malattia che aveva, e così via. Io penso che ad ogni età bisogna dare il giusto peso per quello che si intende poi. Sare. E chi deve scrivere non può una mattina alzarsi e dire voglio fare lo scrittore, ecco, bisogna studiare tanto. non si Questa finisce mai di imparare. cosa Assolutamente. Assolutamente sì, soprattutto se si scrive saggistica, ecco, nella scrittura filosofica, per rispondere alla tua domanda, Milena, poi mi taccio. Sì, sono stata criticata in quella scrittura, sì, però siccome, magari, che ne so, scrivendo un saggio di ricerca o qualcosa di questo tipo di importante, siccome magari si trattava comunque di persone con più esperienza, mi sono messa, non era un caso di invidia in quel caso, è stata una critica costruttiva, mi sono messa con giorni a cercare di capire, perché poi il filosofo non è che ti dice non va bene questo, ti dice quello che non va bene, ma un po' come lo psicologo, una soluzione te la devi trovare da sola, quindi dopo giorni a cercare di capire che cosa voleva dire quella persona con quella critica, a correggere il testo. Ed è venuta fuori una cosa migliore, quindi in quel caso la critica è andata sulla critica, diciamo, saggistica sulla scrittura filosofica, per me è sempre stata molto costruttiva. Poi altre, se no, non me l'hanno dette, come diceva prima Daniela, non mi sono arrivate in faccia. Meno male. Andrea. Visto che siamo in chiusura, magari ci volete dire dove si possono trovare i vostri libri e se qualcuno volesse contattare dove vi può trovare? Sì, il mio libro lo trovate su Amazon, sia in formato cartaceo che in formato ebook, e la poesia e altri luoghi dell'anima, per ritornare al discorso dell'anima di prima. E per contattarmi o sul profilo Facebook privato Anna Lorenzini o sul profilo La Filosofia,
che è su Instagram. Ci sono mail e info@la-filosofia.it e il blog, il sito dedicato che è www.la-filosofia.it, dove scrive anche il simposio. Potete contattarci, insomma, e chiederci quello che volete, o anche a me. Bene, Daniela. Allora, I Giorni del Cobra è acquistabile su tutti gli store digitali, quindi da Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori e quant'altro, oppure ordinabile in tutte le librerie fisiche, ora si dice così, oppure venite alle mie presentazioni quando le faccio e si può acquistare il libro. E io ho un profilo Facebook, ho un profilo autrice sempre su Facebook, poi sono sul vecchio Twitter, ora chiamato X, non ho capito il perché, me lo sono ritrovato così, vabbè, e sono su Instagram anche, il mio sito è danielamerola.wordpress.com, mi potete contattare anche lì, e ho un canale YouTube, Merola Daniela, quindi è facile mettere un mi piace. Non c'è nulla di strano da fare, basta cliccare iscriviti oppure non cambia niente. È facilissimo, è semplicissimo. Ok, perfetto. Bene. Allora, ringrazio per essere stati con noi. Ringraziamo tutti coloro Grazie che hanno seguito. Ringrazio Milena per avermi affiancato qua la conduzione. Vi rinnovo l'appuntamento se volete ritornare quando vorrete. Ci fa molto piacere accogliervi di nuovo. a te. Grazie, Grazie, mille, volentieri, grazie mille, grazie a voi. ciao Anna, un piacere, è stato un Ciao piacere. Daniela, piacere mio. Poi ci scambiamo tutti i Sì, contatti. Con tutti. assolutamente, scambiamoci i contatti. Ciao a tutti, buonasera. Buona serata. Prima di chiudere? Cosa? Qualcosa da aggiungere prima di chiudere? Non si è capito, Andrea, Hai scusami. qualcosa da dire prima di finire? Io volevo, se mi permettete, c'è il Mondo di Crimi che ha lanciato una nuova sfida, che è quella di mandare dei racconti gotici. C'è tempo fino a fine gennaio, quindi chi vorrà cerca il Mondo di Crimi e può trovare l'email e inviare i racconti. Intanto è uscita un'altra antologia dove c'è ospite anche Andrea. Che si presenterà a giorni. Detto questo, seguiteci nelle live. Perfetto, grazie mille a tutti, buona serata e buonanotte, alla prossima, ciao a tutti. Ciao. Buona serata. Ciao.